Prevuto a primo tempo 1-0 per loro, una disattenzione in gol loro, però nonostante tutto buon primo tempo. Sì, stiamo giocando bene, pensavo di peggio. Il tempo dobbiamo stare meglio tatticamente in campo, sperando un secondo tempo diverso. In bocca al lupo. Trevi. No. Primo tempo 1-0 per voi, partita oggi un po' difficile, però siete in vantaggio. Sì, siamo in vantaggio, è un po' difficile, è vero, siamo un po' spompati, va, come si può dire, perché abbiamo fatto già qualche partita qualche giorno prima, però stiamo tenendo, non possiamo dire che stiamo giocando male, fortunatamente è arrivato il gol, cerchiamo di spingere un altro po', portare il risultato a casa. In bocca al lupo. Ogni sette lo il posto partita tra Lokomotiv Rione Alto e Partizan Grado, partita terminata 3-0 per la Lokomotiv. Siamo qui con gli enti del match Cibelli e Bova, per la sua uscita sconfitta sicuramente a testa alta il capitano Omar. Partiamo da te, innanzitutto voglio farvi complimenti per il torneo che avete disputato. Grazie. Oggi grandissima partita contro una grande squadra e qualche occasione vostra l'avete avuto. Sì. Abbiamo, diciamo che c'era tutto quanto il portiere di trovare sulle spalle questa partita. Però ci siamo divertiti, l'importante è questo. Manna, le prime partite avete un po' rischiato, ovviamente. Sì, la squadra non era completa. Non era completa. Hai qualcosa da recriminare? No, mi sono divertito, la squadra ha risposto bene su alcune partite. Mi rubato questo posto? Quindi non penso che se ci fosse stato il portiere. Sarebbe stata un'altra partita. Se posso intervenire, buonasera a tutti, sono Max. Già lo dirà, gli ultimi 10 minuti del portiere che non sono stati all'altezza della vostra squadra, che ha fatto anche delle belle parate durante il primo tempo, però ad esempio avete avuto un paio di occasioni eclatanti nel 12° minuto del secondo tempo, lì se riuscivate a concretizzare, secondo me la partita poteva cambiare. Poteva cambiare, però ripeto, il portiere era fondamentale per questa partita.